Buonasera, buonasera e benvenuti, benvenuti a tutte e a tutti a questa presentazione che vede qui con noi. Io sono Marco Marchese, sono del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Alla mia destra c'è Lavinia Durantini del comitato EOS Arcigay Cosenza, alla mia destra invece abbiamo Fernanda Gigliotti, che è un avvocato e del gruppo del 25 aprile del PD qui di Cosenza, persona molto conosciuta, e sempre alla mia destra abbiamo Yuri Guaiana, che è il segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Yuri, io faccio soltanto una brevissima introduzione, una presentazione, forse dopo qualche domanda. Apriremo diciamo questo appuntamento per presentare questo libro, Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere. Già il titolo dice molto sul contenuto di questo testo. E questo libro, fra l'altro, è disponibile qui in libreria, quindi chi lo volesse, insomma, all'ingresso è disponibile. E poi, nelle more di questa presentazione, presenteremo pure quest'altro testo, il cui autore è proprio Yuri Guaiana, che dal cuore della coppia al cuore del diritto. Questo parla di una sentenza della Corte Costituzionale di cui ci parlerà Yuri, molto importante. E questo libro qui oggi purtroppo non è disponibile, però chi fosse interessato lo può prenotare sempre qui in libreria e quindi ritirarlo successivamente. E abbiamo pensato di fare questa presentazione qui a Cosenza perché in quello che è l'attività a livello nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che questa qui è un'associazione adesso che da qualche mese ha preso anche una connotazione transnazionale perché è entrata a far parte di quella che nel gergo radicale si chiama la galassia radicale, cioè tutte quelle organizzazioni Nessuno Tocchi Caino si occupa della pena di morte, piuttosto che il Partito Radicale Transnazionale Traspartito Non Violento che si occupa dei diritti umani nel mondo, piuttosto di Non C'è Pace Senza Giustizia, dove si occupa appunto di giustizia e di diritti umani in giro per il mondo. E anche l'Associazione Radicale Certi Diritti è entrata a far parte di questa schiera di agenzie che fanno parte di questo nucleo radicale transnazionale e che si occupa quasi esclusivamente di diritti. L'Associazione Radicale Certi Diritti non si occupa soltanto di diritti LGBT ed è impegnata in diverse campagne. E in questo momento siamo impegnati anche in una campagna iscrizione, per cui per chi volesse ritirare anche una cartolina, abbiamo delle splendide cartoline, abbiamo utilizzato quest'anno i nudi, per cui abbiamo anche dei testimonial. Per adesso ne abbiamo quattro, abbiamo fra i testimonial anche una d'eccezione, fra i testimonial che hanno prestato il loro corpo per questa campagna iscrizioni, quindi l'abbiamo chiamata proprio Dai Corpo ai tuoi diritti. C'è anche Mina Welby. Quindi a questo punto io passerei la parola la serata si svolgerà in questo modo, vi faremo compagnia per circa un'oretta e un quarto, per cui passerò subito la parola a Yuri che presenterà i libri, poi passerò la parola alla Lavinia Durantini, la quale c'è la possibilità che ad un certo punto la vedrete andare via, quindi io lo dico all'inizio, ma è una questione lavorativa, di conseguenza con i tempi che corrono, voglio dire, è una cosa importante, di conseguenza è preferibile, qui si accavallano questi appuntamenti e qui sarà così. E poi dopo interverrà chiaramente Fernanda Gigliotti. Quindi a Yuri la prima domanda che faccio, e gli do appunto l'appoggio per aprire, Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, un libro scritto a quattro mani da persone che fanno parte dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Come è nata l'idea? Che cos'è questo libro? Questo è un vero e proprio manuale, così uscito nel comunicato stampa, e quindi spiegaci un po' tu. Innanzitutto grazie Marco, grazie a Certi Diritti Calabria per avermi ospitato, grazie all'Arcigay, grazie a tutti appunto per essere venuti. Sì, è un manuale di sopravvivenza, io lo chiamo. L'idea è venuta onestamente non a noi come associazione, è venuta alle coppie che noi come associazione contattiamo, con le quali lavoriamo quotidianamente per la nostra campagna di affermazione civile, di cui poi magari spiegherò alcuni dettagli per parlare della sentenza, che ci chiedono costantemente: ma se mi succede che il mio partner
si ammala gravemente in ospedale, io che cosa posso fare per avere informazioni, eccetera? Oppure, se io muoio, e come faccio a tutelare il mio partner? E a furia di dare risposte, chiedendo appunto ai nostri tecnici, in particolare a Bruno De Filippis, che è uno degli autori di questo libro e che è un magistrato molto importante, abbiamo deciso di mettere assieme appunto un manuale di sopravvivenza che innanzitutto aiuti le coppie e permetta loro di barcamenarsi in un vuoto legislativo che è quello che in Italia c'è da anni e anni e anni, per il quale le persone che o decidono di non sposarsi per le più varie ragioni, oppure non possono sposarsi, perché gli omosessuali in Italia, pur non essendoci una legge che lo vieti, non possono sposarsi, e si trovano appunto a vivere la loro condizione, cioè in un vuoto legislativo che deve in qualche modo avere una direzione per sopravvivere appunto in questo vuoto legislativo. E la direzione la cerca di dare questo manuale con tanto di schemi, di piccoli contratti che le coppie possono fare, i due partner possono fare tra di loro per tutelarsi, oppure di documentazione che si deve presentare al notaio piuttosto che al comune, dichiarazioni per poter tutelare in qualche modo i propri diritti. E che cosa emerge da questo manuale? Io non scendo nei dettagli, perché poi abbiamo una tecnica che è molto più brava sicuramente di me. Anche la platea mi dicono che è molto più esperta di me, pertanto magari nelle domande avremo modo di confrontarci. Ma il dato politico qual è? Il dato politico è che di fronte a questa situazione di vuoto legislativo, le coppie etero e omosessuali conviventi vivono un calvario, perché per vedere tutelate le loro, i loro diritti devono o delegarsi, andare dal dirigente scolastico e dire: guardi che questa persona è intitolata ad andare a venire a prendere mio figlio, magari con l'imbarazzo di dover, e quindi fare queste dichiarazioni, oppure andare nel caso dell'ospedale, cercare una soluzione per creare una figura giuridica che permetta di, in caso di incoscienza, poter esercitare, come dire, una tutela e anche il potere decisionale sulla vita o sulle cure del proprio partner, senza che questo sia automatico e con il rischio sempre che ci siano i parenti che contestino. Nel caso di decesso, appunto, c'è sempre la questione della legittima, e quindi di vedersi ridotta la possibilità di disporre del proprio matrimonio nei confronti del proprio partner in caso di decesso, e soprattutto in molti casi magari non si pensa di fare testamento, e quindi a quel punto il partner è completamente in balia dei parenti, come dimostra il caso più recente del partner di Lucio Dalla, che su tutti i giornali noi tutti abbiamo letto. Questo libro ci consente anche però di fare chiarezza su alcuni punti, per esempio sulla questione delle visite carcerarie. In carcere le coppie conviventi sono, per l'ordinamento penitenziario, le persone conviventi sono equiparate alle, diciamo, alle coppie sposate. Pertanto, qualora si riscontrassero dei problemi, e se ne riscontrano perché a noi vengono spesso comunicati problemi nei diritti alla visita in carcere perché non si è sposati, ecco, è giusto, è importante che le coppie sappiano, che si faccia chiarezza sul fatto che è già adesso illegale questo tipo di atteggiamento. Questo manuale ci supporta anche in un'altra battaglia che noi stiamo facendo a livello locale, e cioè quella della implementazione finalmente di una legge che è del 1989 e che è la legge anagrafica, che già dal 1989 impone ai comuni di dare un certificato
in cui si attesta che due persone, se lo dichiarano, convivono sulla base di un vincolo affettivo. Questo è un documento che spesso e volentieri, come questo manuale dimostra, permette di attivare una serie di diritti anche a livello nazionale, ma è un documento che serve alle amministrazioni locali anche per attivare tutta una serie di politiche positive che limitino, riducano o eliminino del tutto le discriminazioni che all'interno delle macchine comunali, delle macchine amministrative locali si annidano nei confronti delle coppie non matrimoniali, nei confronti anche delle persone LGBT. Questa è una battaglia che stiamo conducendo in varie città, ci siamo ispirati al modello torinese, dove oltre a concedere la certificazione anagrafica si è approvata una delibera nella quale si impegna il comune appunto a prendere tutta una serie di atti amministrativi volti ad eliminare le discriminazioni tra famiglie matrimoniali e famiglie non matrimoniali, e si è fatto ancora di più, si è istituito un settore, un ufficio dove due persone lavorano a tempo pieno e si chiama il servizio LGBT per promuovere la tolleranza nei confronti delle persone LGBT e per eliminare tutte le discriminazioni che si annidano nella macchina comunale anche contro specificamente le persone LGBT, naturalmente nei campi di competenza del comune. Sono tutte cose che hanno una competenza in qualche modo ridotta al territorio locale, però il territorio locale è importante per esempio per combattere l'omofobia, perché campagne contro l'omofobia così radicate nel territorio come solo un'amministrazione locale può fare sono di fondamentale importanza, e noi oggi proprio 22 giugno sappiamo molto bene quanto la battaglia contro l'omofobia sia importante, perché abbiamo letto tutti sui giornali dell'insieme di aggressioni che hanno caratterizzato in maniera nefasta Roma, con il culmine all'aggressione a Guido Allegrezza, un militante che stava organizzando la settimana del Pride e che è stato preso a sassate, calci e pugni da quattro ragazzi proprio durante l'organizzazione del Pride. Oggi c'è una manifestazione appunto a Roma contro l'omofobia, sappiamo quanto le amministrazioni locali potrebbero fare e quanto purtroppo in Italia non fanno. A questo proposito Marco prima diceva l'impegno internazionale di certi diritti che si articola all'interno della Galassia Radicale, ma si articola anche con il rapporto sempre più consolidato che certi diritti ha con il GAI Europe, che è la branca europea dell'Organizzazione Internazionale per i diritti dei lesbiche, gay, bisex, transex e intersex, che in collaborazione proprio con certi diritti ha oggi scritto una lettera a Mario Monti, a Fini e a Schifani per chiedere finalmente di intervenire contro l'omofobia, perché l'Italia è ad un livello veramente scandaloso per gli standard europei e non solo, per gli standard civili in generale, e quindi intervenire con l'estensione della legge Mancino, chiede il GAI Europe, ma con una serie di altre attività. Tra l'altro il GAI Europe scrive anche a OSCAD, che è l'osservatorio nazionale contro le discriminazioni organizzato dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, perché OSCAD già colleziona tutta una serie di dati sui crimini d'odio, come vengono chiamati, caratterizzati da odio omofobico in particolare, però spesso e volentieri questi dati non sono resi pubblici, quindi IGA chiede una pubblicizzazione di questi dati in modo che tutta la società possa prendere coscienza del problema e soprattutto in modo che si possa operare per innanzitutto facilitare le denunce. Un altro punto importante che immagino Polis sia d'accordo è quella dei corsi di formazione per le forze dell'ordine, per poter aiutare i colleghi, aiutare le persone a denunciare le questioni. Ma torniamo alle questioni più inerenti alle coppie. Quindi questo è quanto emerge da questo libro ad una prima occhiata. L'associazione radicale Certi Diritti però, oltre a battersi per aiutare le coppie a sopravvivere,
si batte sul piano giuridico e politico per quello che ritiene essere il vero nodo di svolta, sia contro l'omofobia, sia per i diritti delle coppie, e cioè il riconoscimento della parità di accesso all'istituto del matrimonio civile per tutte le coppie, sia eterosessuali che già possono accedere, sia omosessuali che invece non possono accedere. E questo è stato il cuore, ed è tuttora il cuore, della campagna di affermazione civile che noi abbiamo iniziato nel 2008. Abbiamo anche qui, il punto di partenza sono sempre state le coppie, perché come radicali noi crediamo fortemente che la politica sia governo della realtà, quindi il punto di partenza per noi radicali è sempre la realtà, partiamo da lì per cercare di garantire appunto diritti, doveri, un governo delle situazioni reali, senza ideologie. Questo è l'approccio laico radicale, partire dalla realtà, senza dover imporre alla realtà dei cappelli ideologici, cercando di dare forma ad una realtà che la forma se la piglia da sé. Quindi le coppie chiedevano appunto gli diritti, e allora noi le abbiamo accompagnate in un dialogo con le istituzioni. Questo dialogo è partito dal livello più basso delle istituzioni, cioè gli uffici di Stato civile. Le coppie sono andate, hanno chiesto di poter affiggere le pubblicazioni in comune, e l'ufficiale di Stato civile ha negato questo permesso, però il diniego doveva essere scritto. Quindi, una volta avuto il diniego scritto, le coppie sono andate in tribunale, hanno fatto ricorso, e da qui è partito tutto quello che a noi piace chiamare dialogo, perché crediamo fortemente che questo che stiamo facendo sia una forma di dialogo con le istituzioni, nel quale i cittadini chiedono la cittadinanza, ispirandoci peraltro a vari esempi, ma in particolare all'esempio di Rosa Parks negli Stati Uniti, la donna nera che ha deciso di sedersi su un posto riservato ai bianchi, quando le è stato chiesto di alzarsi non si è alzata, e da lì è partito tutto un percorso giuridico, ancora una volta, che ha portato alla eliminazione dell'apartheid sostanzialmente negli Stati Uniti. Bene, questo è il percorso che noi stiamo seguendo, siamo arrivati fino alla Corte Costituzionale, perché due tribunali hanno deciso di eccepire la costituzionalità del diniego, e quindi abbiamo prodotto quello che poi è scritto in questo libro, e cioè la sentenza, cioè l'ha prodotta la Corte Costituzionale, la sentenza, però noi abbiamo innescato questo processo, che è il 183 del 2010. 138 mi pare che sia. Vabbè, comunque, fatto sta che è del 2010, quello che è fondamentale è che è 2 anni che c'è questa sentenza. In questa sentenza la Corte Costituzionale riconosce, sulla base degli articoli 2 e 3, il diritto fondamentale, costituzionale, fondamentale delle persone omosessuali di vedere riconosciuta giuridicamente la propria coppia, dice al Parlamento che il Parlamento deve legiferare per garantire questo diritto, può legiferare può dare, può usare la forma che vuole il Parlamento per riconoscere questi diritti, che possono essere le varie forme di unioni civili, ma può essere anche il matrimonio, perché la sentenza non lo nega, e il Parlamento da 2 anni ignora bellamente quello che la Corte Costituzionale dice. In Germania è successo solo una volta, mi ha spiegato una nostra iscritta costituzionalista, Marisa D'Amico, che il Parlamento abbia ritardato di oltre 6 mesi a recepire una sentenza della Corte Costituzionale, la Corte Federale tedesca. E questa volta si ricorda ancora in tutti i manuali di diritto costituzionale come uno scandalo che mai più si dovrà ripetere nella storia della Repubblica tedesca. Bene, in Italia nessuno, esatto, è la norma, nessuno dà peso, e queste sono le situazioni. Affermazione civile però va avanti, non si ferma a questo, che è un grande successo, perché nonostante la sentenza non abbia riconosciuto quello che le coppie chiedevano, e cioè di cancellare immediatamente il divieto, che non è un divieto basato su una legge, ma comunque è un divieto basato su una consuetudine, e la Corte Costituzionale ha delegato il Parlamento a risolvere la questione, però ha posto
posto una serie di principi molto importanti nella sua sentenza, appunto quello che ho detto prima, e ha anche dato un'interpretazione molto interessante dell'articolo 29, perché la Corte Costituzionale, l'articolo 29, come sapete, perché è una platea di giuristi, quindi è l'articolo che si occupa di, della famiglia. E l'articolo 29, nonostante quello che i nostri amati politici continuano a dirci, non parla di famiglia naturale, di famiglia tradizionale. Addirittura alcuni politici ci vengono a dire che l'articolo 29 parla di una famiglia composta da un uomo e una donna, che non sta scritto proprio né in cielo né in terra. L'articolo 29 parla, dice che lo Stato riconosce la famiglia come società naturale attraverso il matrimonio. Quindi il punto è dire che la famiglia è qualcosa che viene prima dello Stato e che quindi necessita di essere tutelata. Lo scopo dei costituenti era quello di, dopo l'esperienza fascista, tutelare la famiglia dalle intrusioni dello Stato, e che il matrimonio è la forma attraverso la quale questo il riconoscimento dei diritti della famiglia si può attuare. Quindi ci sono, adesso, visto che qui siamo una platea di giuristi, io butto là questa cosa, è una parte della dottrina minoritaria, sono convinto, però Troilo addirittura è arrivato a formulare l'ipotesi che il matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe assolutamente costituzionale secondo questa lettura dell'articolo 29, perché lo Stato può riconoscere la famiglia, società naturale, solo attraverso il matrimonio. Mentre di più difficile compatibilità costituzionale sarebbero forme di unioni civili che non rientrano all'interno del dettato costituzionale per il quale appunto è il matrimonio la forma attraverso la quale lo Stato riconosce la famiglia. Questa è una dottrina minoritaria, sicuramente estrema, molto estrema, però forse a una platea di giuristi è interessante sapere quale può essere il dibattito. Dicevo, affermazione civile va avanti con i ricorsi alla CEDU, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ancora per affermare il diritto al matrimonio, e va avanti riconoscendo tutta una serie, cioè cercando di far riconoscere tutta una serie di diritti singoli, perché la Corte Costituzionale ci ha anche detto che qualora il legislatore non riconoscesse la piena eguaglianza tra famiglie, tra coppie matrimoniali e non matrimoniali, la Corte Costituzionale si riserverebbe il diritto di intervenire per sanare queste discriminazioni. E allora noi stiamo andando a cercare tutti questi singoli diritti per iniziare di nuovo questo processo. Abbiamo raggiunto un grande successo con il Tribunale di Reggio Emilia, quando una coppia di un italiano e un uruguaiano sposati in Spagna hanno deciso di venire a vivere in Italia, e che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto fare, in barba a Schengen, in barba alla libertà di movimento che è garantita dai trattati europei, dal trattato di Lisbona in particolare, da tutti il trattato di Schengen anche, hanno dovuto lasciare alla frontiera il loro stato civile, perché il matrimonio contratto all'estero tra due persone dello stesso sesso non è valido in Italia. Quindi noi abbiamo e quindi l'uruguaiano non poteva rimanere in Italia, se non per 3 mesi, come turista. Noi abbiamo impugnato la questione, e il Tribunale di Reggio Emilia ha fatto avere, ha ingiunto alla Questura di rilasciare la carta il permesso di soggiorno per 5 anni all'uruguaiano sulla base del matrimonio contratto in Spagna, che però non viene riconosciuto in Italia. Quindi c'è una serie di contraddizioni che emergono anche dalla situazione in cui viviamo, che noi cerchiamo di sottolineare per appunto portare avanti la battaglia. Mi taccio qui e grazie. Grazie Yuri. E do subito la parola alla Vinia Durantini, che rappresenta Leos Arcigay di Cosenza, è un'associazione importante in città,
è importante la visibilità delle associazioni nelle città, nei paesi, soprattutto nelle regioni del sud, soprattutto in Calabria, dove paghiamo purtroppo lo scotto anche di una arretratezza sociale proprio per la scarsezza di iniziative. E su questo poi, dopo l'intervento di Lavinia, vi darò anche un appuntamento importante che è previsto per il 28 luglio a San Giovanni in Fiore, e di cui vi parlerò brevemente dopo. Quindi a te la parola, Lavinia. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie a Certi Diritti per aver invitato anche a esserci gay. Penso di poter parlare a nome dell'associazione e dire che siamo contentissimi di essere qui e assolutamente contenti che esista questo libro. Sono anni in cui veramente si parla sempre, giustamente, solo di difesa da attacchi omofobici, solo di battaglie appunto mirate a questo, perché è quello che in effetti la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze preme utilizzare, perché nella vita di tutti i giorni ti trovi prima di una certa età ad affrontare solo questo, attacchi omofobici e discriminazioni. Il passaggio a coppia e quindi a tutto quello che ti può servire nella vita di coppia arriva con una certa maturità di età, con un certo passaggio. Però una cosa importante, io parlo adesso da ragazza con una compagna, da ragazza che parla di andare a vivere insieme, leggere quel libro ti dà delle basi importanti, ti dà delle nozioni che fondamentalmente non hai, perché nessuno te le dà, non riesci ad avere queste informazioni da nessuno, non puoi chiederle, andare in comune e chiedere qualcosa di questo sarebbe un'assurdità, avresti delle risposte che ti darebbero l'esatto opposto di quello che è scritto lì, l'esatto opposto dei tuoi diritti, perché non si interessano ai tuoi diritti, si interessano a dare delle posizioni che siano accettabili per tutti, i diritti non vengono salvaguardati. Più leggo quel libro, più ne parlo con i miei, più mi sento fortunata. Io oggi parlavo con i miei di quello che leggevo lì per quanto riguardava l'assistenza del compagno in ospedale. E mia madre che giustamente mi diceva, vabbè, voi non avrete problemi, le vostre famiglie si conoscono, nessuno negherebbe mai a Deborah il diritto di venirti a trovare in ospedale, che è bellissimo, a prescindere da un attestato di famiglia anagrafica o di convivenza, ma questa è una cosa che vale per me. Io sono fortunata, il 90% delle altre coppie si ritroverebbe a non poter essere assistita in ospedale. Un mio amico è morto di AIDS, il ragazzo non è potuto andarlo a trovare in ospedale, non lo ha visto al funerale, non è... delle cose paradossali che non ti riconoscono nessun diritto pur essendo una famiglia, pur amando, pur vivendo insieme, pur avendo tutte le consuetudini che si hanno con un matrimonio. Il matrimonio è un contratto che non abbiamo il diritto di sottoscrivere e che non avendo questo diritto ci nega tutta una serie di diritti basilari che sono, non sono neanche giuridici, è proprio una questione umanitaria, è una questione sociale, una questione emotiva. Il diritto ad assistere il mio compagno e la mia compagna in ospedale non deve essere una questione giuridica, è una questione emotiva, è una questione proprio di basilare convivenza umana, civile, non può essermi negato. E in realtà è quello che viene fatto molto spesso, giustamente ieri prima parlavo anche di appunto associazioni che raccolgono indicazioni di appunto attacchi omofobici o di discriminazioni. Noi stiamo collaborando con UNAR per un progetto simile, quindi appunto di raccolta di segnalazioni di discriminazioni o attacchi omofobici, sia verbali che fisici. Quello che si riscontra molto spesso, quello di cui parlano anche molto spesso anche loro, sono una serie di discriminazioni basilari che sono anche sul prendere in affitto una casa insieme, sul appunto l'assistenza in ospedale, su una serie di queste cose che la gente spesso ignora. Quando si parla di gay si parla di attacchi, di aggressioni fisiche o verbali, punto. Per la televisione questo è il nostro problema, niente di più. Se si parla con un gay è tutta un'altra vita. L'aggressione omofobica, ovvio che è un problema, ovvio che è una paura, ovvio che è tutto quello che volete, ma non è solo, la nostra vita non è solo andare in giro mano nella mano, cioè io devo poter avere una vita vera col mio compagno, non solo andarci a passeggio, altrimenti se so che vado in una strada che non è il caso evito volendo, però poi devo poterci vivere insieme e lì sorgono una serie di altri problemi che la società ignora perché nessuno li dice, ma che sono vissuti in maniera molto importante. Molte persone ignorano persino che un contratto di matrimonio o contratto all'estero qui non viene riconosciuto. Per molti l'ovvietà è dire non ti puoi sposare qui, vai in Spagna, ti sposi, perfetto, poi vado a vivere in Spagna, però
Perché tornare qui mi riporta al punto di partenza, mi riporta ad avere qualsiasi tipo di... cioè, se poi se devo andarmi a operare vado in Spagna, perché è l'unica situazione in cui la mia compagna potrà accudirmi. Ed è una cosa veramente paradossale. L'importanza di questo libro è proprio quella di far conoscere a coloro che sono fuori da questo mondo cosa vuol dire essere omosessuale a livello di diritti negati, ma è importantissimo per gli omosessuali, per conoscere i propri diritti. Sono pochi, sono ingiusti, sono nascosti, ma esistono. E molti di noi non li sanno. Io inviterei qualsiasi omosessuale a comprare questo libro e a leggerlo, perché è importantissimo, è importante conoscere questi diritti, è importante in qualsiasi momento e per qualsiasi problema contattare certi diritti, contattare ArciGay, contattare Polis, perché sono associazioni che danno veramente una base di sopravvivenza, che è necessaria. Da soli, per come è adesso l'ordinamento giuridico e per quello che è adesso la società, non ci se la fa. È brutto a dirsi, è brutto a vedere questa verità, ma è così. Per cui avere queste basi di informazioni dà uno scatto di qualità alla vita, e poter sapere di poter combattere con altre persone che hanno queste informazioni, che hanno queste nozioni, ti dà una forza in più che noi molto spesso non abbiamo. Sapere cosa fare se ci sono dei figli, sapere cosa fare per avere un contratto che dica che vivi con una persona, vi amate, puoi avere quantomeno un foglio che dica che vivete insieme perché vi amate, non perché dovete dividere l'affitto. È già un mondo a parte, ed è già una cosa diversa dal dover dire, come ti dicono molto spesso, beh, devi prendere una casa insieme, non dite che siete una coppia, dite che siete due amiche, così non avrete problemi. Magari andrei a vivere con un'amica se dovessi dire questo, se vado a vivere con una compagna c'è tutto un mondo dietro. Qualcosa che tuteli anche dalle famiglie, perché ripeto, io sono una persona fortunata, per altre coppie le famiglie sono un ostacolo importante, per altre persone una famiglia che non ti accetta, che ti preclude alcune cose, significa anche avere dei grossi problemi per il tuo compagno o la tua compagna. Sapere di poter tutelare la persona che ami anche da una famiglia che non ti accetta e che potrebbe ferirlo anche dopo che tu te ne sei andato o quando tu stai male, è una cosa importante, dà una sicurezza in più. Dà una sicurezza in più per non nascondersi e per vivere la propria vita serenamente per quello che è possibile, quantomeno sfruttando i diritti che ci hanno dato. Appellarsi a questo e farli uscire in maniera molto forte può essere una spinta per la società per darci qualcosa in più. Se però questi diritti non li conosciamo e ci nascondiamo da soli nelle nostre case perché è complicato andare a richiedere l'assistenza per un malato, è complicato richiedere un affitto insieme, eccetera, ci nascondiamo per renderci la vita più semplice, paradossalmente la rendiamo più complicata a tutti. Perché per me può andare anche bene dire che vado a vivere con un'amica, se io faccio questo e lo facciamo in altri 10, sarà più complicato per chiunque un giorno andare a dire vado a vivere con mio compagno, perché lì dovremo nasconderci tutti. Quindi veramente mi sento di ringraziarvi tantissimo, vi ripeto, io l'ho letto con estremo interesse ed estremo piacere, anche estremo stupore molto spesso nel leggere alcuni diritti dei quali non sa l'esistenza. Ci sono anche dei modelli precompilati da poter copiare, cioè veramente c'è tanto e tanto di utile. Quindi grazie tantissime, veramente. Grazie. Grazie Marina. Prima di passare la parola a Fernanda Gigliotti, appunto un appuntamento. Questo appuntamento è fissato per il 28 di luglio, sarà un sabato e quindi da qui a poco più di un mese, San Giovanni in Fiore. Perché vedete, cioè, questo di cui stiamo parlando in questo incontro, no? Cioè la mancanza dei diritti, e qui non parliamo soltanto della mancanza dei diritti della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, ma parliamo anche della mancanza dei diritti delle coppie di fatto eterosessuali. E, allora, questa mancanza dei diritti, abbinata anche a quelle meschinità quotidiane, che si sommano poi nella vita di una persona, no? Giorno per giorno, sul posto di lavoro, a scuola, dove si fa vita sociale, mentre si fa sport, lasciano comunque un segno, cioè un segno quotidiano. E queste meschinità sono poi dopo i piccoli e grandi atti di omofobia. Cioè omofobia non è soltanto la persona che viene aggredita
e mandata in ospedale per casa, ma sono tutte quelle offese che si ricevono da parte di persone che per ignoranza o volutamente colpiscono, diciamo, queste persone che sono persone che lavorano, che sono brave, che sono cattive, che sono ipocriti, che sono persone invece amabilissime, esattamente come tutti gli altri. Allora, questo appuntamento per il 28 di luglio, che è un appuntamento a San Giovanni in Fiore che sta diventando fisso, l'anno scorso è stato dedicato all'omofobia, quest'anno invece lo dedicheremo ad un altro tema, secondo me molto ancora più interessante rispetto all'anno scorso, che è la vita di coppia. La vita di coppia perché pensiamo che se la generalità dei cittadini avesse l'opportunità di conoscere che le dinamiche di una coppia omosessuale sono identiche alle dinamiche di una qualsiasi altra coppia eterosessuale, allora magari si capirebbe che la negazione dei diritti sfocia in un qualche cosa che possiamo chiamare discriminazione, che è discriminazione. E più si va avanti e più si prende coscienza di queste discriminazioni, ci avviciniamo ad un'altra parola che a me piace, cioè non mi piace il concetto in sé, cioè mi piace evocarla per far capire realmente di che cosa purtroppo stiamo parlando. Io non sono un amante della parola omofobia, perché secondo me non descrive completamente quello di cui stiamo parlando, ma ci avviciniamo sempre di più con questa consapevolezza a quel concetto che è il razzismo. Di questo stiamo parlando. Allora, io a Fernanda faccio una domanda adesso tecnica. Te sei un'avvocatessa, per cui sei un'avvocata, ok, sei un'avvocata e quindi ho fatto il mio scivolone, va bene. E quindi ti chiedo, dal punto di vista tecnico, come valuti questo libro? So che tu l'hai letto, l'hai studiato, e quindi vediamo la tua valutazione. Non hai fatto nessuno scivolone, poiché io e te siamo amici oramai da molto tempo, mi sono permessa di correggerti, perché proprio su questa terminologia avvocato, avvocatessa abbiamo avuto tra donne tante discussioni. La prima a fare gli scivoloni sono stata io, quindi oggi mi era sembrato anche il clima abbastanza amicale di potermi permettere un richiamo. In realtà avvocatessa è proprio brutto, cioè è come dire assessoressa, sindachessa, ministressa, vigilessa, o avvocato o avvocata, ecco, sindaco o sindaca, preferisco il genere maschile o femminile, ma senza queste forme di vezzeggiativo, che poi non so nemmeno se non vezzeggiativo, è qualcosa che comunque c'è una diminuzione. Forse accettiamo di più professoressa perché siamo abituati alle scuole medie a sentirlo dire, in realtà anche lì ci sarebbe, però professore è proprio musicalmente brutto, professora ci si abitua a questo. Vabbè, comunque andando al tema e andando alla domanda, io ho letto il libro, e sono perfettamente d'accordo nel ritenerlo un manuale indispensabile in una società in pieno arretramento culturale come l'Italia. Un manuale che ti consente di difenderti in situazioni oggettive, quotidiane, vere, autentiche, di tutti i giorni, attraverso l'applicazione di leggi ordinarie dello Stato, cioè di leggi dello stesso Stato che nel escludere a priori il matrimonio omosessuale o comunque una regolamentazione sulle famiglie di fatto, nella realtà poi ha già emanato delle leggi che consentono a quelle che sono le famiglie anagrafiche, perché è da lì che bisogna partire, di utilizzare quasi tutti gli istituti o quasi completamente tutti gli istituti, non completamente, che possono essere riservati alle coppie eterosessuali, quelle che si fondano sul matrimonio. Sinceramente però, per quanto esprimo un giudizio positivo sul libro e chiedo a tutti di leggerlo, perché ci sono delle spiegazioni pratiche, anche dello stupore per me che faccio l'avvocato, quindi non parlerò di diritto perché sono sotto il fucile di tanti colleghi, no, anche per rendere un pochino più leggera la,
la conversazione. Per quanto il libro è bello, è scritto bene, è utile, è indispensabile, io mi sono rattristata tantissimo dopo averlo letto. Non ho trovato, al contrario suo, momenti di allegria, invece momenti di forte depressione. Perché? Perché vedo tristemente che quando si tratta di chiedere e ottenere un trasferimento di posto da Milano a Catanzaro o da Milano a Cosenza, giustificandolo con l'avvicinamento al coniuge, anche a quello more uxorio, potendo introdurre in questo anche estensivamente il compagno o la compagna di una coppia di fatto omosessuale, perché il more uxorio può essere inteso in senso allargato, è triste. Perché? Perché nel mentre non mi riconosci il diritto primario, però se si tratta di un trasferimento di posto di lavoro, il sindacato nel corso di questi anni si è impegnato talmente bene, ha fatto le sue battaglie per cui questo diritto è stato riconosciuto. Perché il diritto conseguente è stato riconosciuto e quello primario no? Altro caso, nel contratto di locazione o nell'assegnazione di una casa popolare, il convivente more uxorio di quella famiglia anagrafica, che altro non è, non c'è bisogno di registri, basta che ci sia la stessa elezione di domicilio presso il comune, non c'è bisogno di un registro speciale. Poi si fa un po' di demagogia, un po' di pubblicità, il comune che istituisce il registro, non c'è bisogno, possiamo fare anche a meno di quello, sono tutti palliativi che ci... Parliamo di altro anziché affrontare il vero problema. Quindi la successione nel contratto di locazione o nell'assegnazione di un immobile ATER, che avviene anche normalmente e notoriamente tra nonno e nipote, basta appunto la presenza di questa famiglia anagrafica. Ed è triste perché? Perché per la successione di questo contratto è irrilevante se tu sei maschio, femmina, sposato, eterosessuale, convivente, sia nipote, niente. È triste sapere che per esempio i permessi anche di lavoro per la famiglia eccetera, le famose ore di nel momento in cui c'hai una, appunto, una famiglia anagrafica e vuoi avere dei permessi, non mi ricordo adesso come si chiamano esattamente, un'altra cosa, vabbè, poi leggendo il libro lo capirete, ma faccio questo excursus per arrivare a un punto. E allora vivere di una sorta di, non di finzione, accontentarci dell'aglietto perché ci manca la materia prima. E cioè questo libro che cosa evidenzia? Certamente in maniera organica tutta una serie di questioni, un prontuario facilmente consultabile, per cui se ti trovi in quella vicenda sai che cosa fare. Ed è bello, utile, indispensabile, ripeto, in questa palude italiana. Però è triste perché è un modo per aggirare l'ostacolo. È come se noi fossimo delle persone appunto che non possono utilizzare alcuni diritti e che lo fanno in maniera con degli espedienti, con degli adeguamenti, con delle interpretazioni, se vuoi, estensive e comunque mai specifiche. Eppure è vero, l'articolo 29 non è che parla del matrimonio tra uomini, ma neanche il codice civile. Il codice civile dice sì, vabbè, il codice civile è ok, però quando tu parli in maniera sistematica all'interno del codice civile capisci che c'è un uomo e una donna perché fa riferimento ai figli poi dopo, no? Senza considerare che in un matrimonio si può deliberatamente anche decidere di non avere figli, o un matrimonio di due persone che sono sterili. Allora quel matrimonio come lo vogliamo considerare? Cioè, da un punto di vista giuridico noi possiamo fare tante considerazioni. Il problema qual è? È che c'è un popolo, un paese, che è più avanti rispetto alla sua classe dirigente. È la storia di sempre. Noi quando studiamo il diritto all'università, una delle prime nozioni che ci insegnano è questa: quando la norma nasce è già vecchia, ma prima che invecchia ci fanno sudare, perché fin tanto che il legislatore prende atto di una situazione giuridica che comunque si è venuta a creare, perché si è già trasformata, tu ne prendi atto quando è già tardi, quando la società già ti chiede un'altra cosa. Ebbene, noi siamo fuori dall'Europa,
cioè lo siamo politicamente all'interno dell'Europa, non lo siamo culturalmente. Noi ci attestiamo insieme all'Albania, alla Georgia, ai paesi, all'Estonia, ai paesi come la Grecia, fuori da ogni normativa in materia di matrimonio omosessuale e di adozione, perché noi non abbiamo parlato ancora di figli, di adozione di figli. Nonostante questo ci consideriamo europei. Oggi siamo molto felici del governo Monti, un governo Monti che ha rispettato, sta cercando di rispettare i parametri che ci ha dettato l'agenda economica europea, che a sua volta è stata dettata dalla BCE in buona parte. Parliamo di spread, però ignoriamo che la comunità europea ci ha detto anche che non si può vietare, per esempio, alle coppie omosessuali la possibilità di adottare un bambino. Così come il Parlamento europeo non più tardi di marzo di quest'anno ha, sul concetto di famiglia, ha dato l'indicazione specifica, mettendo all'angolo anche i nostri parlamentari italiani, anche quelli di sinistra, che il concetto di famiglia non può essere, deve essere interpretato estensivamente, non può essere interpretato in modo restrittivo, restrittivo intendendosi tra uomo e donna. Quindi noi in sostanza viviamo di espedienti, questo libro ce lo dimostra, e viviamo di espedienti in attesa che un paese, un parlamento prenda atto che le cose sono di fatto già cambiate. Ed è anche per questo che poi ci sono quelle interpretazioni estensive, perché poi bisogna provocare. Allora, la provocazione come nasce? Per esempio, io l'esperienza, diciamo, politica sui diritti civili l'ho cominciata tanti anni fa, quando ho collaborato insieme a Paola Concia alla predisposizione del suo progetto di legge sulla omofobia, ma anche quella dell'omofobia, come quello del femminicidio, come quella di altre leggi che vorrebbero una figura specifica di reato o un'aggravante specifica, nascono perché anche come provocazione, perché sennò dovremmo creare, oltre a quello del femminicidio, a quello dell'omofobia, tante altre figure giuridiche, diciamo, comunque tanti tipi di reato, tanti quanti sono le violenze o gli omicidi nel caso del femminicidio, che si compiono per il fatto che tu sei donna, per il fatto che tu sei gay, per il fatto che tu sei ebreo, perché sei zingaro, eccetera. Quindi, fin tanto che tutto questo si risolve, noi facciamo delle provocazioni. Allora, la provocazione è anche quella di persone che si sono sposate fuori e che hanno chiesto il riconoscimento del loro matrimonio in Italia, per poi fare ricorso, per poi fare appello, per poi arrivare a sentenza, a giurisprudenza, come quella di cui parlavi tu poc'anzi, che nel mentre rigetta il ricorso, dicendo effettivamente tu le pubblicazioni non le puoi ottenere, però stabilisce un metodo e dice: è vero, tu hai torto marcio sul motivo sostanziale di questo ricorso, però nel caso, nella sostanza del problema è l'Italia, è il legislatore che deve, lo deve fare. Perché? Perché la comunità europea, prima ancora che la nostra, e prima ancora la nostra Costituzione, ci dice che lo dobbiamo fare. Ora, quali sono le ragioni per cui non si fa? Quali sono le obiezioni del no? E in questo cambio il mio intervento in calcio d'angolo, perché poiché ho visto che la platea è quasi tutta di giuristi più che preparati. Sì, Ingrid, tu non lo sei, ma è come se lo fossi, perché conosciamo bene sia te che Ariosce le vostre sensibilità, non le competenze giuridiche, ma le vostre sensibilità, tanto più che, insomma, Ariosce ha avuto un problema simile, quando il vostro matrimonio, al posto delle pubblicazioni, se facevi parte o meno della comunità europea, vero? Cioè, ricordo bene, solo perché tu eri un cognome Volcic che non era proprio italiano, cioè, della serie, c'hai il permesso di soggiorno, perché poi i problemi si amplificano quando non solo ci sono le coppie di fatto, le coppie omosessuali, ma quando sono coppie con persone extracomunitarie. Lì poi si tocca veramente l'aberrazione, cioè si arriva a livelli di incomprensione assurda. Ora, cambiando in calcio d'angolo il mio discorso e spostandolo leggermente dal discorso giuridico, ma non troppo,
penso che noi dobbiamo fare un passo in avanti. E il passo in avanti qual è? Sicuramente le provocazioni le facciamo, scriviamo tutti i manuali, ma non è più tempo di prendere il toro dalla coda, ma lo si deve prendere dalle corna. Non è possibile che noi ci dichiariamo un'Italia, un paese del G8 insieme a Germania, Francia e a tutti gli altri di cui fa parte il G8, e poi noi in tema di diritti civili siamo, io ho portato l'elenco, al pari di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, fino anche a Cipro c'è già la proposta, Città del Vaticano ovviamente, Estonia, Georgia, Gibilterra, anche se insomma qui in qualche modo c'è il Regno Unito che potrebbe fare qualcosa, mentre tutte le belle nazioni tipo l'Islanda, l'Irlanda, la Germania, la Francia, la Spagna in qualche modo hanno regolamentato, sì, cioè la Danimarca, la Norvegia, la Danimarca, diciamo che la penisola scandinava è tutto un mondo a parte, cioè non è un'altra cosa, siamo su Marte. Ora, qual è l'obiezione del no? Anche da un punto di vista giuridico. E per capire qual è l'obiezione del no, uno si deve porre la domanda sul matrimonio, ovviamente civile, perché è religioso, ognuno nella sua chiesa fa quello che vuole, ma nello Stato, che dovrebbe rappresentare tutti, anche i laici, quelli che per esempio come me hanno scelto il matrimonio civile e non quello concordatario, dovrebbero chiedersi le ragioni, o meglio l'oggetto della tutela del matrimonio e l'oggetto della tutela dell'istituto dell'adozione. Se si guarda all'oggetto della tutela, tutte le impalcature alla Fioroni, alla Bindi, tanto per citare solo i miei, vabbè, Giovanardi non mi appartiene, non mi interessa, eccetera, io certo, anche lui ha un peso specifico, vengono a cadere, perché l'oggetto, la tutela, l'oggetto posto a tutela del matrimonio, quando noi studiavamo anche qui, era la relazione affettiva, erano i figli, no, invece ci hanno detto che il matrimonio era un negozio giuridico e siccome ha carattere patrimoniale è un contratto, e tu mi devi dire perché un contratto non possa essere concesso, stipulato da tutti. Poi il concetto di more uxorio. More uxorio significa vivere con marito e moglie. Ora, è vero che in Italia non c'è una norma che prevede questa possibilità, non è previsto il matrimonio tra uomo, ma è prevista, e visto che abbiamo un illustre penalista, lo ce lo potrebbe, una riserva di legge in materia che dice che vivere insieme è penalmente è rilevante, cioè è illegale. No. Cioè, quindi, a fronte di una mancata previsione di diritto positivo, c'è anche questo, cioè non c'è la previsione dell'illegalità della cosa. Ecco perché è possibile estendere e forzare la mano, sempre per accontentarci con l'aglietto, però, per prendere il toro dalla coda e sperando che non ci incorni, mentre dovremmo prenderlo dalle corna e dire vogliamo il matrimonio, che poi lo possiamo chiamare come vogliamo, fermo restando che se non ha quelle condizioni, quelle caratteristiche, potrebbe essere dichiarato incostituzionale, faremo un doppio danno, ma chiamiamolo comunque matrimonio, cioè riconosciamo questo diritto. Allo stesso modo, l'oggetto dell'istituto dell'adozione è quello di tutelare una coppia che non può avere figli, posto che insomma siamo di fronte a dei minori, no. L'oggetto è anche questo, però il prevalente è la tutela del minore, collocare il minore in una famiglia che possa garantirgli una crescita affettiva, culturale, relazionale, fuori da un istituto. E sotto questo aspetto, mi dite voi perché, ma non solo una coppia omosessuale, perché anche un single non può dare una famiglia più che un istituto? Perché anche una coppia omosessuale non può essere in grado di dare un modello di vita educativo
utile, normale, comunque sicuramente migliore di quello che può essere riservato a un ragazzo in un istituto. Cioè, nel nostro ordinamento ci sono già le condizioni, i presupposti per far cadere le impalcature pseudo-giuridiche che molte persone pongono a giustificazione di un no, mentre tutte le norme del nostro ordinamento sono per un sì e non per un no. Io dico soltanto, e concludo ripartendo dal concetto iniziale, che abbiamo una classe dirigente estremamente lontana dalla realtà. E vi cito due esempi. A Nocera, che è il mio paese di nascita e anche dove ho lo studio, dove ho deciso di mantenere lo studio, malgrado poi lì per fare l'avvocato ti devi spostare sempre altrove, e ricordo con grande tenerezza un ragazzino, che adesso è una donna bellissima, un ragazzino di nome Carlo, che aveva avuto la sciagura, ma si vedeva, da quando aveva 4 anni, poveraccio, quando aveva 5 anni, che la natura lo aveva beffato, era nato, quindi non siamo nell'omosessualità, siamo nel transgender in questo caso, cresciuto in una famiglia e in un paese che faticava, ma diciamo che il paese faticava perché la famiglia faticava. La storia di questo ragazzo è stata una storia difficilissima, durissima. Io lo ricordo perché avevamo un bar e io lavoravo a questo bar e lui spessissimo veniva da me il pomeriggio e insieme ci occupavamo di alcuni cani randaggi nel territorio, al solito, tanto per cambiare. L'ultima volta che lo vidi avevamo fatto una mostra, no, c'era di ricami e di abiti, lui si era messo a disegnare e tra l'altro lavora adesso per grandi firme. Lei lavora per grandi firme. Dopodiché l'ho visto sparire questo ragazzo, non lo incontro più per anni, la mamma si trasferisce pure a Firenze, ovviamente si separa col marito perché il marito non poteva accettare il padre, il maggio della situazione, tra l'altro una persona estremamente violenta, non poteva superare questa cosa. A distanza di 6 anni mi trovo a casa mia, mi viene a trovare col suo compagno questa bellissima donna di nome Carla, che io ovviamente riconosco subito, abbraccio e bacio. E dico: Carla, allora com'è andata? E tu: guarda, ho la casa piena di fiori. E chi te l'ha mandato? Tutto il paese. Bene, il paese di Nocera, un paese di meno di 5.000 anni, molti buzzurri, molti lettere anonime, molto tutto, molto Italia in quel paese. Però si mangia bene. Si mangia bene. Come l'Italia. Era più pronta, ma anche di lei stessa, perché mai nessuno si è permesso di dire o fare alcunché. E la stessa cosa io l'ho vissuta l'altra settimana col presidente Talarico, presidente Franco Talarico. Sono andata a incontrarlo avendogli chiesto un appuntamento sulla legge sulla parità di rappresentanza e gli ho detto: Franco, perché con Franco Talarico abbiamo fatto la scuola insieme, quindi siamo coetanei, gli ho detto: scusa, ma perché le donne calabresi devono pagare questo prezzo di raccogliere le firme per una legge sulla parità? Perché non la licenziate come tante altre leggi in 5 minuti, posto che ce n'è già una presentata, un'altra la stanno presentando? No, perché vedi Fernanda, io vorrei capire se il popolo calabrese è pronto per questa legge. Perché io, che non sono una diplomatica normalmente, gli ho detto: Franco, ma se c'è una persona che non è ancora pronto, sei tu e il Consiglio regionale calabrese, anzi vi dirò di più, dovreste emanarla subito per risarcire un danno al territorio. Allora c'è una classe politica che è molto più indietro del paese, quindi noi dovremmo lavorare non tanto e non solo su queste pubblicazioni vanno benissimo per le coppie che sono in difficoltà, una diffusione capillare in un mondo anche molto sommerso sarebbe di grande utilità, ma dovremmo lavorare per chiedere alle nostre forze politiche, e noi lo stiamo facendo da anni all'interno del PD e poi in maniera forzata anche in Calabria, dove ci ascoltano ancora di meno che in Italia, che è tempo che loro si rendano conto
che chi li vota li vuole questi diritti, li vuole tutelati, non è che li vuole nascosti, li vuole tutelati. Se c'è un condizionamento del Vaticano, il Vaticano è libero di fare a casa sua quello che vuole, quindi la laicità dello Stato non è violenza l'uno contro l'altro, è rispetto delle funzioni, dei ruoli e dei territori. C'è un territorio che è quello della nazione italiana, dello Stato italiano, che non può essere sottoposto ad altra legislazione se non a quella dell'Italia. Io concludo anche dicendo un'altra cosa, poiché in questa, e lo dico a voi ma lo dico anche a noi, agli operatori del diritto qui presenti, che l'avvocato Marina Pasqua, Giorni Caporale, l'avvocato Rostella Barberio, non so se c'è qualche altro avvocato, ma sicuramente tre ce ne sono di sicuro, anche no, tu non eserciti, è che laddove i sindacati si sono mossi, lo ripeto, appunto sui trasferimenti, sui permessi, su alcuni tipi di facilitazioni sul lavoro, eccetera, sostanzialmente questi diritti poi sono stati riconosciuti. Io chiederei alla CGIL, chiederei all'UIL, alla CISL, a tutti gli altri, un intervento, non spetta solo al Parlamento fare cultura e promozione, spetta anche a loro fare operazione di rete. E secondo me lo devono capire, perché tra i loro tesserati, tra i loro iscritti, non solo tra i partiti, non credo che ci siano pochi casi di rapporto, di coppia, di persone dichiaratamente o non dichiaratamente omosessuali. Concludo ringraziando tutti, ringraziando Marco Marchese, ringraziando anche l'Arcivia di Cosenza con la quale abbiamo organizzato il primo mezzo Gay Pride in Calabria. Sul ponte Bucci dell'università qualche anno fa. Ho seguito il 6 o 7, ma io ero lì con voi. Prima, un'esperienza terribile, perché noi abbiamo scelto l'università pensando che fosse il luogo meno pericoloso per fare una manifestazione di questo tipo, non perché pensavamo alle grandi aperture. E devo dire che quando siamo arrivati lì, o meglio, io sono arrivata un po' più tardi, c'era qualche insegnante, c'era qualche studente, ed era una tragedia, perché c'era questo pulmino che passava in continuazione, quando faceva il giro della piazzola, si fermava, scendeva e ci insultava. Dico, ma proprio voi che siete gli studenti, le persone più che dovrebbero avere la massima apertura su questo argomento. E quindi, così come ho chiesto sia Aurelio Mancuso che a Paola Concia, non mi hanno ascoltato neanche loro ovviamente, questo benedetto Gay Pride, farlo a Bologna, farlo a Torino, non serve, cioè lo devono venire a fare a Cosenza, a Catanzaro, a Reggio Calabria. Se lo facessero sulla Salerno, Reggio Calabria, ancora meglio, che avrebbe un senso. Però pare, così come Repubblica, i tre giorni di cultura, mi spiace, saranno stati un grande successo farlo a Bologna, ma non mi pare che sia un atto di coraggio andarlo a fare a Bologna. Vi ringrazio e buona serata, grazie a te. Grazie a te Fernanda per essere intervenuta. Allora io volevo aprire un momento di dibattito se c'è qualche domanda, però prima volevo dare la parola al rappresentante dell'associazione Polis, ti invito a venire qua un attimo, poi volevo anche dirvi questo. Allora, per quanto riguarda i sindacati, c'è un'esperienza molto bella, molto importante in CGIL, cioè la CGIL ha aperto l'ufficio Nuovi Diritti. Questo ufficio Nuovi Diritti a Roma è gestito, diretto, condotto da Maria Gigliola Zoniollo, che a livello nazionale, cioè è la segretaria nazionale dell'Ufficio dei Diritti e che fa parte del direttivo della nostra associazione. Sì, aspettiamoci Cisle e Guinda al barco, sarà sicuramente interessante. E ti presenti direttamente tu, l'associazione Polis, quindi un breve intervento. Allora, io mi chiamo Anna Maria D'Andrea, buonasera a tutti, alcuni li conosco da piccola, con Marina siamo cresciute insieme quasi, l'ho sempre minacciata di farla diventare sindaco d'Imperia, ma lei non vuole accettare. Ci sono delle professioniste a Cosenza veramente in gamba, ma non so perché non vogliono, questa la sinistra cosentina dovrebbe interrogarsi, non vogliono arrivare, diciamo, dopo Eva Catizzone c'è stato il vuoto e purtroppo abbiamo consegnato la città dopo 50 anni alla destra,
questi sono i risultati, purtroppo. Io spero che ci sia da parte di tutti quelli che si dicono di sinistra, che ancora credono a determinati ideali, a prescindere poi che i radicali vogliano o non vogliano i cappelli, però per chi ci crede ancora a certe situazioni, cioè che comunque il progresso significa appunto la tutela dei diritti di tutti e non la sopraffazione, come purtroppo siamo stati abituati a constatare in questi 20 anni di berlusconismo rampante, che non sono finiti, non penso che finiranno presto, perché dall'altra parte purtroppo c'è appunto il vuoto. Tralascio questa considerazione di tipo politico, io sono contenta, mi dispiace che Lavinia è andata via, lei è stata una di quelle che mi ha forzato la mano, perché io sono stata abbastanza nascosta per diversi anni, poi sono stata fuori, ho fatto la scelta di Carlo Carla e con me tante persone. Raccontavo prima al nostro amico Iuri che praticamente nelle varie associazioni a livello nazionale i presidenti, gli ex presidenti sono quasi tutti calabresi. Quando poi ti chiedi per cortesia, ma insomma ricordati che da dove vieni, vieni a fare qualcosa qui. Per esempio parlo del mio ex presidente Nicola, che è un ex collega della finanza, adesso fa la libera professione. Nicola è di Vibo Valentia. Quindi sono uscita fuori, hanno pubblicato delle foto mie su Facebook e allora ho detto basta, al comune se mi accettano, già mi accettano con difficoltà perché ho un carattere non facile, però mi faccio voler bene dalla gente, se mi accettano è bene, se no poi si prenderò un avvocato al quale ho già regalato il libro e se la vedranno col mio avvocato, perché penso che a 50 anni oramai io non avrò problemi di coppia, perché in Svezia non mi vorrà sicuramente nessuno, figurati in Spagna, è difficile in Italia, figurati a Cosenza. Quindi io sicuramente non avrò questa fortuna di sposarmi, anche perché non sono persona da sposare con brutto carattere, però dico sempre che quando il diritto non prevede, gli amici extracomunitari fra virgolette me lo insegnano, quando il diritto non prevede, per quelle poche cose che ricordo dell'università, non prevede niente, significa che non c'è niente per nessuno. Quindi il diritto deve prevedere qualcosa, perché da lì poi si ha una serie di facilitazioni per tutti i cittadini. A me dispiace, Iuri, tu sei stato molto elegante, io voglio essere meno elegante, perché io sono un ultra del Cosenza, come dicono, sanno tutti in città, io amo dire le cose per come sono. In Italia, nonostante la società civile sia pronta, prontissima, quella calabrese come quella trentina, perché in provincia è dovunque difficile, non pensiate che al nord, io ho vissuto 25 anni a Modena, per avere un arcigay praticamente io ero già vigile da 13 anni, insomma lì è difficile nella provincia italiana, è molto difficile perché l'ipocrisia regna sovrana. Il nostro problema in Italia si chiama Vaticano, è inutile che ci giriamo intorno, perché noi con le altre forme, le altre comunità religiose cristiane non abbiamo di questi problemi, capisci Iuri? E così come purtroppo avremo dei problemi, anche se ci sono diverse associazioni, anche musulmane, anche ebree, omosessuali, con queste religioni monoteiste avremo sempre dei problemi. Quindi, come giustamente ha detto Fernanda, alla quale devo chiedere scusa perché l'ho rimbrottata per Facebook, perché mi ero arrabbiata appunto per questa aggressione omofobica contro degli amici di Roma, all'indomani del Pride, quindi io tornata da Bologna entusiasta, leggo che è stato offeso, deriso e picchiato un componente della nostra comunità, ho detto Fernanda, insomma qua anche va del PD, insomma meno Bindi e più Gigliotti se fosse possibile, o anche altre compagne che si mettono in campo, perché non ne possiamo più. Noi dobbiamo avere l'interlocutore, il nostro interlocutore è il legislatore, come tutte le comunità minoritarie o non minoritarie dobbiamo avere il nostro interlocutore, il nostro interlocutore è il legislatore. Se poi il legislatore non ci vuole sentire, andremo agli escamotage. Io ho iniziato il mio percorso all'interno della comunità che ancora si parlava di Pax, c'erano delle cose allucinanti, delle proposte. Io lasciavo il mio partner con una raccomandata con ricevuta di ritorno, una cosa proprio, un'aberrazione giuridica. Mi trovai a discuterne con degli amici cattolici di Reggio Emilia, perché allora andavo a braccetto col nemico, faccio la scema ma non è così, erano bravissime persone,
E dicevo, ragazzi, ma questa è veramente, ma chi l'ha inventata questa cosa è veramente un diritto, aveva ragione il mio professore di diritto commerciale, non si inventa. È una, allora, il matrimonio è l'unica forma che ci deve essere riconosciuta, non ce ne possono essere altre, proprio perché sarebbe incostituzionale, ma è così semplice, non è che il diritto è anche un po' come la matematica, non è che 2 più 2 deve fare necessariamente 4. Comunque, io volevo ringraziare ovviamente tutti voi, chi ha preparato il libro, chi si è dato da fare, soprattutto per la storica sentenza della Corte Costituzionale. E noi abbiamo questo imprimatur, abbiamo lo Stato del Vaticano all'interno del nostro Stato. Se parli con qualcuno dice, loro c'erano già dal 1800, prima del 1870, allora se vogliono chiedere il territorio dell'Emilia, delle Marche, e allora dici, ho detto vabbè, ma oramai c'è l'unità d'Italia dal 70. Siamo stati riconosciuti a livello, cioè si parla ancora con certa gente di roba di 2 secoli fa. Per quanto riguarda la mia associazione, che è un'associazione che conta pochissime iscritti purtroppo, perché anche all'interno, soprattutto forse all'interno delle forze dell'ordine e delle forze dell'esercito, non è facile uscire fuori. Infatti anche noi siamo nati non autoindotti ma eteroindotti, nonostante tutto, perché un giornalista italiano, io leggo qua la nostra presidente Simonetta Moro, è un esponente splendida della Polizia Municipale di Bologna, una ragazza molto più bella di me, più giovane di me, spero di portare a Cosenza, perché l'idea era proprio quella di fare un Pride a Cosenza, sarebbe veramente fantastico. E anzi, dovremmo sfidare questo sindaco, che non mi sembra uno stupido, anzi tutt'altro, mi sembra anche una persona abbastanza intelligente e illuminata sotto un certo punto di vista. Certamente molto brava la sua addetta stampa, perché io l'ho perito, per me è un mito, soprattutto sportivamente parlando. Tifosissima del Cosenza, quindi già solo quello secondo me potrebbe aiutarci a fare il Pride a Cosenza. Per lui potrebbe essere, lui che ha questa mania di fare di Cosenza una città cinese tra virgolette, quindi una città moderna, per lui sarebbe un'ottima occasione, sarebbe un'ottima occasione anche per l'indotto, perché poi ai commercianti che gliene frega se è per un Pride o perché arriva a Charleston, a loro interessa guadagnare. Io quando ho preso, è stato simpatico, a Bologna sono andata a un albergo, dici guardi, non possiamo fare lo stesso prezzo che facemmo a dicembre perché sa c'è una manifestazione a Bologna. Io mi sono messa lì e stavo dicendo, Gioia, io vengo per quella manifestazione, però 20 euro in più non me li devi fare pagare. Infatti non me li ha fatti pagare, perché probabilmente ha capito la situazione. Al di là di questo, comunque, io sono felice di incontrare, oltre che Marina, altri colleghi. Io ho fatto pratica professionale presso l'avvocato Mazzotta, e si perde nella notte dei tempi, perché il problema si riscontra anche, oltre che nelle libere professioni, anche nelle professioni del pubblico impiego, oltre che del diritto e del privato. La comunità omosessuale non è stata mai, diciamo così, solo l'ultimo censimento forse ha dato la possibilità, ecco, però non ci sono i dati. Ma saremo una minoranza? Conteremo il 15, il 20, il 25%? Beh, queste persone hanno doveri e pochi diritti, quindi siamo persone di serie B, inutile che ci giriamo intorno. Però per il Ministero delle Finanze siamo uguali agli altri, perché le tasse le paghiamo tutti. È importante, Fernanda faceva il discorso sulla cultura e sull'esempio, nelle nostre zone non è facile e si deve andare per esempi, perché di ragazzi come Carlo Carla, anche noi ne abbiamo avuti a Cosenza, noi avevamo il nostro Lalla che veniva sfottuto dalla mattina alla sera, io avevo in classe con me, in scuola con me, un altro ragazzo che è dovuto scappare a Napoli per avere un po' di serenità, io stessa sono dovuta andare via da Cosenza per avere un po' di serenità. La serenità non l'ho raggiunta, però sono tornata ben contenta e ben felice. È da poco però che sono uscita fuori, perché Polis per me è stata una rivelazione. Io 2 anni fa a Napoli ho visto questo striscione e per me è veramente come se avessi visto la Madonna di Lourdes, anche se sono atea, perché per me che sono poliziotta, sbirra, vigilessa, e tutte le cose brutte che mi dicono dietro, perché purtroppo vado al portafoglio della gente
anche io sono una che sono discola quando vedo, quindi ne ho subito anch'io. È più facile, secondo me, parlare con una persona che ha una certa sensibilità, che ha una corazza dura, che è stata provata dalle esperienze di che cosa significa l'omofobia, di che cosa significa il razzismo. Appunto, io sono d'accordo con te, questa è solo una forma di razzismo. Qualsiasi bruttezza che si possa pensare di una persona perché appartenente a una determinata comunità o perché viene da un determinato territorio, è solo razzismo, anche quella è una parola semplicissima e dovrebbe essere cancellata dal vocabolario di ognuno di noi. Io adesso su Facebook trancio qualsiasi persona che fa riferimento soprattutto alle stazze fisiche, e te possiamo capire cosa significa. Io ho dovuto denunciare un collega della finanza, lo devo dire perché è così, perché a Tarsia, lui fa servizio, faceva servizio, e a Tarsia faceva un po' il pulletto, e di destra, persino quando è venuto un mio compagno di rifondazione ha fatto casino durante il comizio, davanti alla gente mi ha dato un certo epiteto e soprattutto ha detto una frase: se sei così non te la devi prendere con me ma con Gesù Cristo. Allora quello ha fatto scattare in me, ho detto, cioè io comunque non faccio niente, non ti meno come vorrei fare, non ti insulto come vorrei fare, vado da un avvocato, ho trovato una brava avvocatessa e seguo la via della legge a un'avvocata. Io preferisco al maschile, perché in questo caso il maschile può essere neutro, non c'è cosa più bella del neutro secondo me. Anche voi maschi dovreste impararlo un po' cosa significa essere donne in Italia. Quindi l'ho dovuto fare, mi è dispiaciuto, perché credetemi, mettersi contro un altro essere umano non è bello, in un momento di rabbia, però è una forma mentis che questa persona ha, come hanno tante persone, e l'ho fatto proprio perché lui indossa una divisa come me. E allora Polis nasce proprio per questo motivo, e certamente il desiderio di ognuno di noi di associarsi, perché l'uomo è così, ha bisogno di associarsi con i suoi simili, quindi poliziotti gay, transgender e lesbiche hanno la necessità di stare insieme, c'è la necessità, però come ha detto anche il nostro amico Yuri, c'è la necessità anche di uscire fuori e di essere d'aiuto per gli altri, perché il nostro è un servizio, che tu lo fai a livello regionale, che tu lo fai a livello provinciale o comunale, che tu lo fai a livello nazionale, è un servizio che tu devi rendere alla comunità, che in quel momento ha bisogno di te, magari anche per dirti che il gatto del vicino miagola troppo, oppure che l'albero del vicino, perché questo è fondamentalmente nei piccoli paesi, è questo, però che ci sia la capacità di ognuno di noi che portiamo una divisa di metterci a disposizione degli altri. Però questo è quello che mi dispiace. Vedo che nelle altre categorie professionali e di mestiere non c'è questo stesso desiderio. Noi per esempio, una nostra associata è una professoressa, si ama chiamare così, di Milano, una ragazza veramente in gamba, e io così ridendo alla mia presidente ho detto: sì, vabbè Simone, mi fa piacere, per carità, è simpatica, ci discutiamo, però non capisco perché lei non senta la necessità, proprio perché abbiamo avuto un presidente della Camera, tuttora un presidente della Camera, però un esponente di destra abbastanza illuminato come Gianfranco Fini, dire: però i maestri omosessuali, le persone, i professori, allora, non vi viene voglia anche voi di farla un'associazione? Perché in Italia, parliamoci chiaro, è il terzo settore che va, che traina, cioè il cambiamento di cultura, il cambiamento di cervello, la voglia anche nostra omosessuale di uscire fuori e di colloquiare con tutta la comunità e la società è nata proprio dall'associazionismo, capisci? E dobbiamo evitare ovviamente il prevalere di quell'associazionismo cattolico becero, non cattolico punto, becero, e favorire invece tutte quelle dinamiche che possano portare a discutere fra di noi, perché non è che noi siamo una cosa stagna, un concetto a parte, siamo gli omosessuali, stop, no. E infatti mi è piaciuto il vostro volantino quando ho letto le persone gay eccetera eccetera, e la lettera è per etero. Ah, finalmente, tutti nello stesso calderone, siamo in un paese arretrato, più arretrato di prima, perché siamo retrocessi come negli anni 50, Il berlusconismo è stato un terremoto peggiore di quello del Giappone, dell'Emilia
peggiore di qualsiasi cataclisma potesse esserci. E allora dobbiamo riprendere e ricostruire questo paese, ricostruire la classe dirigente, ricostruire. Io mi auguro, veramente, mi auguro che arrivino a fare i nonni ottantenni quelli che hanno fatto il 68, perché secondo me da lì veramente la possiamo ripartire e avere qualcuno che dice vabbè, ma io ho fatto il 68 e quindi ce l'ho un minimo di apertura. Se io ho chiesto il 18 politico mi sono scontrata con i professori di allora, perché ai miei figli, ai miei nipoti non devo dare la libertà di amare chi vogliono o di decidere che cosa vogliono fare della loro vita, ovviamente non andando a rubare o a spennare, a fare cattiverie, perché non è giusto. Quindi io sono uscito un po' di tema, fuori tema. Io spero e mi auguro e chiedo a Marina, proprio perché è un esponente dell'avvocatura cosentina di un certo livello, che vogliate anche voi all'interno del vostro consiglio dell'ordine parlare dell'omosessualità e della rete Lenford, per esempio, che riunisce tutti gli avvocati e che ha dato un grosso contributo per la sentenza costituzionale, e così gli architetti, i geometri. Insomma, usciamo fuori, noi che abbiamo la fortuna di avere una professione, di avere studiato anche fuori, usciamo, non abbiamo paura, perché arrivato a un certo punto ti ci devi scontrare, ti devi dialogare anche con il cattolico, che non penso poi sia quel cattolico ortodosso che, ripeto, cioè già lui stesso alla chiesa magari non ci va tutti i domeniche, magari la comunione non se la fa, quindi là giù lui è già nel limbo secondo la loro religione. Quindi vediamo di sforzarci di trovare un'intesa comune e possibilmente vediamo di far ragionare i nostri politici a tutti i livelli, perché è importante parlare dei diritti, mo che siano diritti miei o tuoi, l'essenziale è parlare dei diritti. Io vi chiedo scusa se sono allungata, noi siamo presenti bene o male in tutto il territorio nazionale, siamo su un libero, siamo su Facebook, siamo su internet, e mi auguro che ci sia la possibilità anche tramite EOS Cosenza, che veramente io sono riconoscente a queste ragazze, perché c'è stato un gap generazionale, cioè per un momento a Cosenza erano tutti emigrati, gli omosessuali non ce n'era più nessuno. Sono tornato, ho trovato dei ragazzi e delle ragazze splendide, splendide non in senso solo fisico, ma splendide in senso mentale, che non si fanno più le preoccupazioni che mi facevo io o si facevano persone come me, lo sanno, non lo sanno, Dio che penseranno, non se ne fregano niente, sono avanti anni luce, questi corrono sul web come io, magari prendo la penna e riesco a scrivere una bella lettera d'amore alla persona che amo, sono avanti, quindi sono loro il futuro, noi saremo delle cariati di quando loro avranno il potere, come si suol dire. Cerchiamo però di far andare avanti questi ragazzi e non i ragazzi di CL, possibilmente. Grazie. Ovviamente forza. Bene, grazie Anna Maria. Allora, qui c'è una telecamera, non è un pezzo oppure soltanto la documentazione di questo incontro, perché quella telecamera sta registrando questo incontro per una web TV, si chiama liberi.tv, è una web TV che qualche mese che sta sul web, accessibile a tutti appunto all'indirizzo www.liberi.tv, quindi un ringraziamento anche a loro, ma non vi nascondo che io dentro questa web TV, inutile dirlo, c'ho mani e piedi, insomma. Allora, se c'è qualche domanda io passo volentieri la parola, altrimenti do la parola per una breve conclusione a Yuri, anche perché porta una splendida maglietta sulla quale deve dire anche qualcosa. Quindi non so se qualcuno vuole intervenire. Dai Marina, su, sì. Fai anche la nostra amica. Eh? No, vai. Marina, scusa, è citata, ma vai. Ok. Vai. Serve il microfono? Sì, io faccio il balletto. Tu puoi fare tutto. Ma non serve il microfono. Ah, puoi vedere la telecamera. Per la telecamera. La telecamera puoi vedere. Ci sono intervenire prima di sapere che c'era una telecamera. E in ogni caso, il mio intervento voleva toccare un punto che così en passant due o tre volte tu hai citato prima, cioè il problema del condizionamento della Chiesa Cattolica in Italia. Così, giusto per portare la mia esperienza brevissima personale, io sono eterosessuale, felicemente sposata, però sono andata a vivere da sola quando avevo 22-23 anni,
tanto tempo fa, cioè, dovete immaginare che era tanto tempo fa. Prego? Non si direbbe. Però lo sottolineo perché è stato tanto tempo fa. Se mi consente, non si direbbe. Grazie. Sentiamo perché è vero. Quando qualche amico mi cerca, amico mi cercava a casa dei miei familiari, mia madre diceva è uscita. Cioè, è uscita. No, è uscita. E poi dopo mi chiamava e mi diceva: guarda che ti ha chiamata Tizio, ti ha chiamata Caio. Perché dire che io ero andata a vivere da sola in un momento in cui io sono cosentina, sono nata qua, sono stata fuori per tanti anni, ma dire, poter, come dire, forse rimuoveva lei stessa l'idea che io avessi fatto una scelta del genere. Quindi non l'hanno ovviamente ostacolata, non potevano, perché ho sempre detto anche in una stalla, però io me ne devo andare, però per lei evidentemente ha vissuto come un senso di vergogna questa decisione che io avevo preso quando, ripeto, ero veramente ragazza, ero giovanissima. E d'altra parte credo di essere stata, non so, non ho una statistica in mano, ma penso che per Cosenza fosse veramente una rottura, qualcosa di inimmaginabile in quel momento. Poi, giusto per portare la mia esperienza, noi abbiamo convissuto quanti anni? Tanti anni, poi dopo abbiamo deciso di sposarci, abbiamo convissuto per tantissimi anni. Poi quando abbiamo deciso di sposarci, Fernanda menzionava, fatemelo dire così anche per sdrammatizzare un po' questo incontro che mi tocca particolarmente, anche, ripeto, pur essendo eterosessuale, però sono molto, come dire, sensibile a queste anomalie italiane. Quando decidemmo di sposarci, pensammo di andare al comune di Andea, dove poi non ci siamo sposati. E quando avevo visto questa orribile sala, questo palazzo pessimamente ristrutturato, qualcosa di osceno, cioè niente di non potevo immaginare, vedendo dall'esterno questo palazzo così signorile, di poter trovare all'interno quelle oscenità. Insomma, alla fine, arrivati al momento, come dire, di prendere un po', vedere documenti, eccetera, ci ha chiesto i nostri nomi. Quando il mio nome non ha eccepito nulla, quando ha sentito il nome del Alyosha Volcic, che è il nome di mio marito, ha detto: ma allora qua ci sono dei problemi. Ha detto: che genere di problemi, tra l'altro? Ma ha detto: ma qua dobbiamo chiedere un'autorizzazione speciale, ci vogliono, so, come siamo all'ambasciata, dico, come all'ambasciata? Non so adesso, ma bisogna vedere come è messo con il permesso di soggiorno. Allora, dico questo, chi non conosce mio marito, cioè, non sa che è cittadino italiano da sempre, diciamo, praticamente, no? Quindi solo il fatto di sentire un nome e un cognome diverso. Prego. Ancora non si è seccato. E solo il fatto di aver sentito un nome, un suono diverso, già gli aveva fatto mettere un'etichetta, e comunque l'aveva scatenato dei pregiudizi. Allora, questo giusto per ridere un po' sulle vicende, come dire, che sulle quali noi abbiamo soltanto riso, perché non hanno pregiudicato nulla, perché non avevamo in quel momento dei diritti che non erano riconosciuti. Era stato, come dire, un qui pro quo, chiamiamolo così, però posso immaginare come ci si possa sentire quando invece concretamente questo può essere un impedimento. E adesso arrivo alla questione invece più alla quale sono particolarmente sensibile, cioè quella della Chiesa Cattolica italiana. Diciamo italiana perché siamo in Italia. Quando, forse prima, Fernanda, tu avevi menzionato le coppie che decidono di non avere figli, noi abbiamo deciso di non avere figli, o le coppie che non possono avere figli, vorrei così ricordare che per la Chiesa Cattolica un matrimonio bianco è un matrimonio che può essere annullato. Lo ricordare non perché tu non lo ricordi, non lo sappia, ma perché è, diciamo, è motivo di nullità, cioè, ed è, credo, più volte ho riflettuto su questo, credo che sia aberrante, ma parlo da donna in questo momento, parlo da donna, cioè io donna ho l'uomo che non può avere figli, essere marchiato, cioè mi viene in mente la lettera scarlatta, cioè anche se non per un altro motivo, non per l'adulterio, ma per questa sfortuna o non sfortuna, questa particolarità che rende diversi, ed un'altra maniera di sentirsi e anche giudicati dagli altri diversi.
perché non dimentichiamo che noi siamo in un posto dove l'esempio di Fernanda, no? la manifestazione Arcigay in all'Università della Calabria, siamo in un posto dove la Calabria, purtroppo, e lo dico da calabrese, è un posto dove Nocera fa eccezione. Cioè è un posto dove l'arretratezza culturale e l'arretratezza anche, come dire, civile intesa riconoscimento, senso, è incredibile. Qualche anno fa alla radio ascoltavo una trasmissione, era Radio 3, pochi anni fa, era una trasmissione musicale, era musica classica, ma comunque non fa tanta differenza perché comunque è attuale lo stesso. Il giornalista che presentava un concerto che era avvenuto in Calabria parlava della Calabria come luogo di deserto culturale, cioè ha parlato di deserto culturale, e credo che sia la definizione che si attanaglia di più. Scusate se forse sono un po' lunga, perdonatemi, però sono molto colpita da questa necessità continua di rivolgersi agli avvocati per tutelare dei diritti che ci vedono, come ha detto Fernanda, fanalino di coda nel mondo, non occidentale, ma nel mondo. Ma quello che non riesco a capire, e adesso viene fuori il mio non essere avvocato, perché io sono avvocato, ma com'è possibile che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non abbia ancora non si sia ancora espressa in maniera forte, decisa, definitiva, ultima, riguardo all'anomalia italiana? Noi abbiamo un'ipocrisia. Questo dover risolvere i diritti secondari senza intervenire sul problema primario ha un solo motivo, cioè la Chiesa non consentirebbe mai al Parlamento italiano di approvare una legge. Ma adesso io non parlo soltanto ovviamente di omosessuali, lesbiche, eccetera, ma la convivenza. Per quale motivo i politici italiani e i giornalisti italiani, e questo è un fatto che probabilmente non si sa, non tutti sanno, o comunque di cui non si parla, per quale motivo le coppie di fatto esistono per i politici e per i giornalisti e non esistono per gli altri? Per quale motivo la pensione di reversibilità esiste per i politici e non esiste per i giornalisti e non esiste per gli altri? Questo è incomprensibile. Allora io chiedo, a questo punto io chiedo agli avvocati, se è già in corso un'azione, se si prevede a breve, che cosa si può fare, ma ovviamente chiedendo l'intervento esterno, perché l'Italia da sola, secondo me, non ce la potrà mai fare, ma non solo su questo aspetto. Questo è purtroppo il mio, come dire, pessimistica opinione sull'Italia, però la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, penso, credo, appunto, non sono competente in materia, ma mi sembra che sia l'interlocutore naturale a quel punto, non i nostri politici, perché come facciamo a interloquire con il nostro PD dove abbiamo una Bindi, dove abbiamo una Fioroni, eccetera? Che cosa è lì che si è spaccato il PD, è lì che il PD è caduto poi, perché non riuscivano a mettersi d'accordo e a provare neanche una piccola leggina o fare un piccolo passo avanti, o la destra o un partito. Fini è una persona che sicuramente ha delle vedute molto larghe, ma poi deve vedere chi gli sta intorno. Quindi se da una parte la società civile, come dice Fernanda, è un po' più avanti rispetto alla politica, però dall'altra parte secondo me la politica è l'espressione della nostra anche della nostra volontà, purtroppo. E quindi l'omofobia, il razzismo sono purtroppo fenomeni comuni in Italia, sono troppo comuni. Forse più si va al sud, forse peggio è, però sicuramente ci sono. E allora io penso che appunto chiedo a questo punto agli avvocati presenti quali sono concretamente le possibilità che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo possa intervenire per sanare un'anomalia che è solamente italiana, perché ci vede i cittadini italiani assolutamente lontanissimi dai diritti che gli altri cittadini europei hanno, non solo in questo ambito ma anche in altri. Grazie, scusate se vi ho... Grazie a te. C'è qualche altra domanda? Sì. Prego. Passo senza microfono, ci provo. Grazie. Per la registrazione, glielo passo io, non c'è problema. Eccomi. V-
vivo qui da pochissimi mesi. Una delle cose che mi è sembrato di osservare, vengo da una città che è Milano, molto diversa da questa realtà, è il senso forte della famiglia, la famiglia quella intesa in termini tradizionali. Vengo da una città, appunto Milano, dove la famiglia ormai è liquefatta, evaporata, ha preso altre forme e soprattutto ogni giorno prende altre forme. Quindi volevo chiedervi, in quanto calabresi, se in qualche modo quello che ho osservato in questi pochissimi mesi è la realtà, quindi se è vero quello che ho visto e che spazio c'è in questa realtà per le coppie di fatto, siano esse eterosessuali o siano esse omosessuali. Sì, l'espressione cosentina calabrese, in brazza a Maria, cioè che le mani della Madonna. Braccio alla Madonna. Grazie. Sono molto interessata anche a questo. Lei, sì, rapidamente. Buonasera a tutti. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che è stato detto e ho scoperto di non essere tante cose. Allora, non sono omosessuale, non sono magra. Non sono avvocato, che pare che sia un handicap, sì, però ma che sei bello. No, guarda, no, veramente, io ricordo quando ero ragazzina, io, mia madre, che peraltro è una persona dolcissima, quando parlava di me diceva mia figlia è socialista e io dicevo ma non è vero, dice sì, però comunista è troppo brutto, quindi addolciva la pillola. No, io sono pure quello, no, anche io sono quello. Allora, io prima pensavo che come cittadini, come persone, a parte il fatto che trovo strano dire io sono così, io non sono così, cioè veramente non dovrebbe fregare niente a nessuno di quello che sono io. Dovrebbe. Non dovrebbe, ma dico, perché non attiviamo, a proposito di diritti, io lo dico male, ma l'Action Plus esiste? Allora, cominciamo a fare. Ne facciamo una, rivolgiamoci ai nostri avvocati e diciamo una, contro i nostri partiti che non cambiano la legge in Parlamento, perché noi non abbiamo un Parlamento di eletti ma di nominati. E i nominati si chiamano così perché fanno questo di mestiere e non si mettono contro chi li nomina. Se li dovessero essere eletti, forse cambierebbe l'opinione, perché con noi i conti li dovrebbero fare. Facciamo un'azione per inadempienza contrattuale contro il Vaticano. Noi abbiamo i patti lateranensi. Allora non ci pagano l'IMU, non ci fanno così, non ci... Io sono credente, non so se sono cattolica, ma sicuramente sono credente, ed è inadempienza contrattuale, perché non può essere Ruini che fa il programma del PD, noi siamo tolti finalmente i cilici dal PD, ma dovremmo toglierci parecchie altre cose, non solo Lambinetti, voglio dire, magari, cosa sono queste. Allora voglio dire, se noi cominciassimo a diventare parte attiva, soggetti, noi in questo periodo la Cosenza abbiamo creato, fondato, non creato per carità, abbiamo fondato la sezione cosentina della Provincia di Cosenza della LIDU, che è la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, che voglio dire, tutto sommato, io amo dire, ecco, la signora è di Milano, se ha guardato Cosenza avrà notato una cosa che io amo dire sempre: Cosenza storica è una città senza mura. Sì. Noi non abbiamo mai avuto una cinta muraria e ci chiamiamo Consenzia perché abbiamo accolto tutti. Bravo. Noi siamo stati sulle grandi strade di comunicazione e siamo stati recettori attivi, non passivi, non abbiamo subito, ma abbiamo colto degli altri, del diverso da noi, non dire, il lato positivo, le culture di tutti. Cosenza era chiamata l'Atene del Sud, ci sarà stato un motivo, porca non mi direi. Oggi invece ci stiamo adattando a vivere tutti nei comuni e sono i casali che quando piove ci allaghiamo, perché noi siamo tutti lì dentro e ci nascondiamo. Allora, se cominciamo a rivendicare non le cose strane ma l'elementare, cioè io esisto e come tale scelgo di vivere secondo la mia volontà e non secondo i dettami degli altri. Allora, se noi ci organizziamo, ma veramente, al di là dei sofismi, delle cose, perché io lavoro in un partito, adesso ci lavoro di meno perché sono anche abbastanza critica con alcune posizioni, però voglio dire, io ho sempre lavorato in un partito dove i sofismi che li davano di resto, perché ce n'erano talmente tanti, no? Che, allora, togliamoci da mezzo, rivendichiamo i nostri spazi, rivendichiamo l'idea che siamo esseri pensanti e riconquistiamoci la società, non aspettiamo che lo faccia un altro, se aspettiamo che lo faccia qualcun altro non avremo mai nulla. Tu, lei
prima citavi, ah no, io citavo prima i 68 non lo 68 e qua, no, le ha prese, le ha date, le ha subite, io ero a Firenze. Penso mio fratello che poi è diventato massone. Allora, pensa tu che io nel 69 ero a Firenze, ho fatto l'occupazione d'architettura, ho fatto l'ira di Dio, non sai, cioè, veramente giravamo a maggio con i dolce vita per nasconderci dalla polizia, mica per altro. E a noi ci picchiavano i picchiatori del PC, che venivano da centri, questo, ma così, del tutto casualmente. Allora io voglio dire, se noi adesso ci riconquistiamo gli spazi e riconquistiamo la dignità non di essere avvocato, presidente, giudice, che ne so, venditore ambulante, giallo, rosso, nero, perché quello è un dato di fatto, non lo dobbiamo più nemmeno riconquistare, ma di essere persone, pensa, soggetti attivi. E questo non lo dobbiamo delegare a nessuno, lo dobbiamo fare noi. È l'unica cosa. Scusate, grazie. Io affido una, l'ora si è fatta tardi, e affido una brevissima conclusione a Yuri Guaiana. Allora, ringraziamo la libreria Ubic che chiaramente ci ha ospitato, come sempre per il resto. E io vi lascio anche il prossimo appuntamento, che sarà a San Giovanni in Fiore il prossimo 28 luglio, quindi le conclusioni a te, Yuri. Grazie, io cerco di essere molto rapido, però vorrei dare delle risposte, in particolare iniziare subito da quella della CEDU. Noi abbiamo già fatto ricorso alla CEDU, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, due coppie assistite da Marilisa D'Amico, siamo andati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I tempi purtroppo sono biblici, e sono biblici anche per una ragione, perché che si ricollega a quello che si diceva prima, perché la CEDU è intasata da decine e decine di ricorsi, gran parte dei quali, guarda caso, sono italiani, perché l'Italia, per esempio sulla questione della giustizia, usciamo un po' dal seminato ma siamo radicali e ci occupiamo anche di questo, sulla questione della giustizia, l'Italia è stata condannata decine e decine di volte dalla CEDU, non ha mai rispetto per tortura dei carcerati, non ha mai, perché vivono in spazi che per i trattati internazionali sono talmente piccoli da configurare il reato della tortura, che non c'è in Italia, tra parentesi, vabbè. E quindi si intasa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al punto che si è appena sventata l'ipotesi di una riforma della CEDU che rischiava di rendere ancora meno efficaci o accessibili i lavori della CEDU. Quindi comunque, al di là di questi limiti e del fatto che poi l'Italia che rispetti o meno le sentenze della CEDU è tutto da vedersi, anche perché la CEDU non ha la capacità istituzionale di far valere le proprie decisioni, purtroppo, esatto, però questa è una strada che sicuramente noi seguiamo, quindi, e siamo anche molto ottimisti sul risultato. Sulla questione del Vaticano, ringrazio per il complimento dell'eleganza, ma forse devo deludervi, perché appunto con la maglietta, gli slogan, noi sappiamo benissimo quanto problematico sia il Vaticano. Scegli tu il Vaticano, libera il sesso, la scienza, la vita, perché non parliamo poi veramente delle tragedie che crea questa ingerenza vaticana, per esempio sulla punizione del penale alle coppie che vogliono fare la maternità surrogata, o alle cliniche che fanno invece che non possono fare in Italia la fecondazione eterologa. Giusto due giorni fa è dovuta intervenire ancora la Corte Costituzionale per dire che la 194 è costituzionale in Italia. Questi sono i continui tentativi di ingerenza del Vaticano. Nella maglietta che ha Riccardo, sempre di certi diritti, c'è un altro slogan: no Vatican, no Taliban, che è quello che noi facciamo. Abbiamo questa cartolina, che sono qui, potete vederle, un papa che era quello vecchio, perché è una cartolina del fuori dello storico movimento omosessuale, in croce, mette in croce un omosessuale, perché siamo consapevoli, e la prova l'ha data anche il libro che vedo là, di Nuzzi, che
tra i vari capitoli degli scandali che ha provocato sacrosanti, appunto parlando di Chiesa, c'è anche un capitolo che riguarda i nostri temi, perché rende noto Nuzzi che in una cena ad altissimo livello tra Benedetto XVI e il Vaticano, e il Presidente della Repubblica Napolitano, Benedetto XVI si è presentato con un documento molto articolato e molto che lui ha sostenuto con grande perentorietà, in cui si dice, era il tempo in cui si discutevano i dico e quelle cose in cui francamente c'era da avere un imbarazzo, e il Vaticano va lì, e, cioè il Vaticano, il Papa va e, da Napolitano e ci dice, e dice a Napolitano: la priorità per il Vaticano è, numero uno in assoluto, è che in Italia non passi mai una legge sulle unioni civili, il matrimonio non lo considerava neanche. E il secondo punto prioritario nell'ordine del giorno era chiaramente l'eutanasia / testamento biologico, la scienza, la vita. Quindi è provato che il Vaticano ingerisce negli affari dello Stato italiano, e quindi giustamente si dice la questione del concordato, abroghiamo il controllato, questa è la posizione di certi diritti. Però io volevo dire che il problema grosso nostro, io condivido la posizione di non entrare più di tanto nelle questioni del matrimonio religioso, perché a noi non interessano, noi ci occupiamo di matrimonio civile e la battaglia che facciamo è principalmente per il matrimonio omosessuale, è principalmente una battaglia di laicità, perché è una battaglia di laicità quella di permettere di garantire al codice civile di evolvere in materia di diritto di famiglia, per esempio, in maniera del tutto indipendente dal canone ecclesiastico, e la battaglia che fanno invece è quella di riportarci indietro, sempre più riavvicinandoci a quell'aberrazione che giustamente denunciavi del canone 1048, in cui si dice che il matrimonio che non ha effetti, cioè che non procrea, per impotenza o per infertilità di uno dei due partner, è nullo, e questo è una cosa che può essere dichiarato nullo, certamente. Ma il problema, dicevo, è soprattutto per quanto riguarda l'Italia, il problema della politica. Noi lo prendiamo il coro per le corna, sia dialogando con la politica, anche se la politica è sorda. E come facciamo a dialogare con la politica? Lo facciamo presentando proposte di legge attraverso deputati radicali che chiedono il matrimonio civile, progetti estensivi del diritto di famiglia, comprensivi di vari istituti, per dare la possibilità a tutti di scegliere il modo migliore per sé per organizzare i propri affetti, e il matrimonio tra persone omosessuali. Adesso si è appena avviata la discussione alla Camera, alla Commissione Giustizia della Camera, su le unioni civili, e si è deciso di escludere, guarda caso, tre proposte di legge: una di Paola Concia e una di Rita Bernardini sul matrimonio civile. Sì, beh, Rita Bernardini è radicale, adesso è eletta nelle liste del PD, sicuramente. E la terza è quella di Rita Bernardini, sempre sulla riforma del diritto di famiglia, che è stata lavorata da numerose associazioni, tra cui anche Certi Diritti. Ma il dialogo soprattutto, cioè la via che noi abbiamo scelto proprio per prendere il toro tra le corna, visto che la politica non ci consente più in Italia di prendere il toro per le corna, è stata proprio quella della via giudiziaria, che è l'unica via in 30 anni di movimento omosessuale, che il movimento omosessuale è più antico, però è nato nel 1970, ma da 30 anni si concentra su questi temi delle unioni civili e non ha mai prodotto risultati, perché sempre siamo andati a lesmosinare dai vari amici partitici qualche briciolina. Noi, rompendo anche all'epoca con Arcigay, perché nella scorsa dirigenza c'era una forte avversità rispetto alla via giuridica, abbiamo intravocato questa via, che è l'unica che ha prodotto un risultato non diciamo rivoluzionario, però un risultato concreto sul quale costruire, che è la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi prendere il coro per le corna per noi è soprattutto la via giuridica, alla CEDU, nei tribunali italiani, possibilmente stiamo valutando anche alla Corte di Giustizia europea, per mettere in risalto questa discrasia tra libertà di movimento e riconoscimento dei matrimoni, anche se è molto complessa, perché poi l'Unione europea non si
si occupa di materie matrimoniali, quindi, e chiudo per esemplificare la drammaticità del livello politico italiano con quello che è avvenuto per avventura qualche giorno fa, quando, ahimè, il PD ci ha regalato questo splendido documento, mi dispiace dirlo, su i diritti civili, elaborato da anni e anni, faticoso lavoro, la commissione presieduta dalla presidente del PD, Bindi, dove non... sì, ci hanno regalato anche questo. Ha detto una cosa il giorno dopo. Sì, 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 no, ma con un documento che dovrebbe indirizzare insomma, la politica del maggiore partito italiano dai sondaggi, in cui non si menziona il matrimonio, ovviamente, si decide anche di non discutere troppo di legge 40, se non ho capito male dall'intervista della Bindi. Adesso non parliamo di Bindi Fiorò. No, però perché per capire la difficoltà in cui ci muoviamo, perché comunque un interlocutore importante come il PD è bloccato, e francamente anche Bersani, che pur nella importanza di dichiarazione che ha fatto, ci viene però a dire che il matrimonio non sia mai, perché si aprirebbe un dibattito costituzionale, mi fa accapponare la pelle rispetto all'esempio al quale il PD si richiama giustamente, che è, oltre ad Hollande, che fa le dichiarazioni che fa in campagna elettorale, Obama. Sì, però Hollande dopo i PACS ci porta ci dice in campagna elettorale che lui vuole il matrimonio. E l'esempio di Obama, che mentre la Bindi faceva l'intervista all'Avvenire su questo documento, Obama celebrava alla Casa Bianca il mese dell'orgoglio gay, e lì diceva, dopo aver detto che lui, anche lui in campagna elettorale, che lui era a favore del matrimonio, ci viene anche a dire che adesso ha finalmente capito anche l'urgenza di questa cosa. Questa cosa non è uscita sulla stampa italiana, ma è uscita sulla stampa estera, perché che non è più possibile aspettare, perché dopo secoli di discriminazione degli omosessuali, lui capisce profondamente perché non è più possibile aspettare a riconoscere la parità di accesso all'istituto del matrimonio civile, perché è un risarcimento. Questa è la differenza che c'è. Grazie. Ma tu di dove sei? Grazie a tutti.